Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi siamo qua con Landini 65 Blizzard e Rullo, appunto, polverizzatore. Ve l'ho già fatto vedere. Oggi non vi farò vedere tutto il viaggio verso il campo, voglio fare un video un po' più diverso, un po' più dinamico per farvi vedere magari meglio la lavorazione, quindi qualche inquadratura sull'attrezzo, qualche spiegazione anche perché è una rullatura post-semina, semina della soia che è già stata effettuata, quindi magari vi racconterò un po' della semina, dei problemi che ci sono stati e vi farò vedere un po' più l'attrezzo, perché se no vi dovete beccare sempre il viaggio al campo con io girato dietro perché c'è il pistone che cala un pochino. Insomma, dai, quindi ci rivediamo direttamente in campo. Ok ragazzi, eccoci direttamente in campo, ho già fatto i quattro giri attorno, adesso sto facendo la passata e poi andrò a aprire il campo in tre parti. Oggi oltretutto il GPS rompe veramente tanto le scatole, continua a sbagliare, continua a segnare cose assurde, ma ve l'ho detto, l'ho anche recensito, ne ho anche parlato in maniera più approfondita in un tractor vlog che vi lascio in alto a destra e ero andato a rullare il grano. Appunto, oltre a non essere un gran attrezzo di precisione già di per sé, oggi rompe ancora di più le scatole. Quindi oggi rullatura con RTK, non K ma K, perché sto andando abbastanza dritto, ma sto andando d'occhio. Se seguo lui mi fa fare certe cose che vabbè. Infatti adesso andrò a fare la linea centrale e quelle ai lati e poi lo spengo. Comunque oggi rullatura post semina della soia, come vi ho detto all'inizio del video. Per preparare il terreno è stato veramente, ragazzi, un incubo, perché è tutta argilla. Questi 35 ettari circa su cui viene seminata la soia è tutta argilla. Ha fatto tempo a seccarsi, qua prendiamo la linea centrale, perfetto. Là dove la terra è un po' più dura, un po' più ciottolosa, vado a 8, qua si può accelerare anche un po' di più a 9, 9 qualcosa. In questi 35 ettari la terra è molto argillosa, ha fatto tempo a seccarsi e lavorarla è stato un incubo. Infatti abbiamo passato due volte l'erpice a denti fissi con questo trattore e subito dopo questo rullo, appunto che vedete qua dietro, in presemina con le zappe piantate per lavorare il terreno. Infatti il terreno è molto piano. Adesso appunto là c'è la seminatrice, non so se si veda. In questo video ho attivato anche la stabilizzazione elettronica della GoPro, ditemi se vi piace di più. Io noto che il video diventa molto più scattoso, però compensa di più tutti i movimenti di testa che non piacciono neanche a me. Penso che adesso in futuro andrò a posizionare delle telecamere fisse, l'ho già detto tante volte perché io riguardo i video. E non mi piace che sia così tanto mosso. A qualcuno, qualche rara persona mi scrive che gli viene il vomito. Però, insomma, non so se il vomito sia per il video brutto o per il video mosso, sto scherzando. I miei video sono bellissimi e sono anche molto bravo a farmi gli autocomplimenti. Comunque, a parte questo, adesso vedrò che fare.
e ditemi appunto anche la vostra sulla stabilizzazione. Comunque là appunto c'è la seminatrice che sta seminando la nostra soia, e infatti col rullo sto facendo le corse, sono praticamente attaccato alla seminatrice, che è un New Holland TSA 135 mi pare, metterò una correzione a video, non mi ricordo più, e con seminatrice Monosem NG Plus da 3 metri e quindi 6 file pneumatica. Veramente un'ottima macchina, ho scelto un controterzista che avesse quella macchina perché è una delle poche macchine per la semina della soia interfila 45 nella quale gli elementi sono molto pesanti, gli elementi di semina, e quindi col disco riescono a piantar bene nonostante il terreno ciottoloso, perché diciamocelo, non è venuto fuori proprio un terreno fine. Per quello che era vi posso garantire che è venuta già fuori una grande cosa. Però, ehi, dove mi dici di andare, caro? Perfetto. È già venuto fuori un gran risultato, però non è come aver passato l'erpice rotante, purtroppo. È abbastanza ciottoloso e una macchina del genere riesce a fare un buon lavoro. Infatti sto seminando a circa 2-3 cm di profondità e per ora il lavoro procede senza intoppi. Per molti di quelli che diranno, ah, stai seminando presto la soia e così, oggi è il 15 aprile, diciamo che è l'inizio delle semine della soia, possiamo dire così, e gelate non dovrebbero più essercene, la soia non soffre il gelo come il mais, perlomeno quando è fuori non soffre come il mais, quando sta nascendo che c'è il germoglio lì è problematico, però si spera sempre che non succeda niente. Poi mi sono preso per tempo perché tanto devo seminare, diserbare e irrigare tutta la terra, orzo e grano compreso, perché là appunto potete vedere l'orzo e non so se vedete che è leggermente giallino, sta soffrendo di disidratazione mica poco. E quindi adesso ragazzi, video di manutenzione rotolone, video con il rotolone e ne vedrete delle belle. E a proposito di video, purtroppo non sono riuscito a registrare tutto quello che ho fatto per la preparazione di questi campi. Infatti vi porto direttamente la rullatura post semina, perché ho dovuto fare le corse ragazzi giorno e notte e non ho avuto veramente tempo di registrare. Oltretutto io i video voglio che escano fatti bene, e farli video di fretta, fatti male, frettolosi, non mi piace, piuttosto non lo faccio. Anche perché, a parte la rullatura pre-semina, l'erpice a denti fissi l'avete visto e stravisto da 3 anni a questa parte, e ci sarà occasione questo autunno, e quindi ragazzi non è che vi siete persi qualcosa di molto importante. Piuttosto faccio un video alla fine con un attimo più di tranquillità, è proprio un attimo di tregua, di pausa tra la semina e il diserbo, perché adesso una volta finito questa lavorazione diserbo immediatamente e dopo irrigo, e quindi ho preso l'occasione per fare il video in questo piccolo momento di pausa che poi è sempre lavoro ragazzi, perché c'è poco da fare. Io considero lavoro, anzi considero un'estensione del mio lavoro questi video, perché con questo non voglio dire che non mi piaccia farli o che sia faticoso farli. Se uno le cose le vuole fatte bene, come sottoscritto, ci si impiega tempo a fare anche un video, a montarlo e così via. Diciamo che ormai fare video è diventato un'estensione del mio lavoro, devo organizzarmi, faccio i video mentre lavoro, e quindi insomma non è una passeggiata, e nei periodi di congestione questo incastrare le cose viene un po' meno. Come potete vedere ho creato 4 parti 4 rettangoli. Niente, io penso di aver già parlato troppo, vi lascio qualche ripresa dell'attrezzo abbastanza interessante, spero di essere stato fermo e che la ripresa sia più stabilizzata, però per esempio penso che se io adesso non voglio mollare il volante perché sennò vado storto, lo blocco con le ginocchia, penso che se sto così per esempio si vede tutto bello stabile, non lo so, vedrò in montaggio e mi maledicerò da solo. Ditemi anche la vostra nei commenti ragazzi. Poi non so se avete notato, ho cambiato anche un po' lo stile dei vlog, li sto facendo con qualche ripresa esterna in più. Ecco, potete vedere che mi ha detto stai là di 10 cm quando eravamo perfettamente dritti, sta dando i numeri. E oltretutto, appunto, prima ho parlato di orzo, di grano e così via, vi lascio in alto a destra il secondo episodio di Situazione in Campo, che è la mia serie tecnica dove vi spiego l'andamento, eh sì, ma dove mi dice di andare però, ok, scusate, dove
appunto dove vi racconto dell'andamento delle mie coltivazioni e uscirà un episodio dietro l'altro per mostrarvi l'andamento delle coltivazioni. Per chi è appassionato, per chi è del settore, è una, penso sia una serie parecchio interessante. Comunque ragazzi, ve la lascio qua e oltretutto con la spiegazione precisa di tutte le lavorazioni ci diamo appuntamento nel quarto episodio circa di Situazioni in Campo. Ok, abbiamo finito questo campo e si può già cominciare l'altro. Ovviamente non ancora finito la seminatrice perché si dovrebbe vedere è lì. Farò i tre giri attorno e dopo farò la parte seminata e man mano sto dietro la seminatrice, tanto per mettere un po' di pressione al conto terzista. Ovviamente si scherza perché meglio, insomma, qua quella semina e con tutte anche le altre lavorazioni vale, almeno per me, il detto chi va piano va sano e va lontano e fa una buona lavorazione. Comunque, allora, se volete informazioni sull'attrezzo, sul che soio seminato e così via, vi rimando al secondo episodio di Situazioni in Campo, vi rimando al tractor vlog in cui ho spiegato bene l'attrezzo, ve li lascio tutti in alto a destra. E poi uscirà il quarto episodio di Situazioni in Campo verso metà maggio, penso, inizio maggio, metà maggio esce il quarto episodio in cui parlo della soia, della varietà e così via. Quindi è inutile che lo chiedete nei commenti perché lo spiegherò là. Dopo, vabbè, che altro dire? Se volete appunto sapere dettagli sulla lavorazione, perché viene fatta e così via, lì trovate sempre tutto in Situazioni in Campo. Io penso di aver detto tutto, penso di non essermi scordato nulla, spero che il video vi sia piaciuto anche con le riprese esterne e così via. Sto lavorando per portarvi delle novità anche in termini di riprese, probabilmente appunto, ripeto per l'ennesima volta, metterò delle cam fisse. Basta rimanere sintonizzati sul canale per vedere tutte queste evoluzioni e tutte le novità. Oltretutto vi ricordo che ho anche un profilo Instagram in cui vi tengo aggiornati quasi giornalmente. Inoltre c'è anche la campanellina vicino al tasto iscriviti. Se avete piacere a ricevere le notifiche, perché ognuno è abituato a propria maniera, c'è chi preferisce guardare ogni ora, non so, per esempio il feed delle iscrizioni, c'è chi preferisce avere le notifiche quando andiamo a prendere questo piccolo pezzo che non ho preso, ok? E quindi potete attivare la campanella per rimanere super aggiornati appena esce il video. Dopo che YouTube è un po' bastardo e che non ve li invii comunque, perché mi scrivete giornalmente dicendomi ma Giuliano, a me non ho attivato le notifiche ma non arrivano, però insomma ragazzi, si cerca di fare il possibile. Va bene, dai ragazzi, detto questo vi mando un caro saluto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e detto questo noi ci vediamo nel prossimo Tractor Vlog.